Presentato questa mattina dagli El Festival della Reciprocità, organizzato dalle tre terre canavesane, quindi che coinvolge i tre comuni e che ha un programma ricco e impegnativo. Sì, esatto. Abbiamo lanciato questo festival oggi, presentato tutta una serie di eventi che iniziano a maggio e finiranno ad ottobre. Il Festival della Reciprocità è un'idea che avevamo già lanciato nel mese di dicembre scorso durante l'evento di lancio appunto che si tenne presso il Salone Franco Paglia di Aglie. Sono stati mesi di duro lavoro per creare diciamo, il concept di questo festival e mettere a sistema tutte le risorse per poter appunto organizzare una stagione di eventi. Gli eventi si aprono a brevissimo, il 7-8 maggio con il mercato della terra e delle biodiversità e dureranno per tutta la stagione sui territori di appunto di San Giorgio Canavese, Aglie e Castellamonte. Ad Aglie riproporremo declinato sul tema della reciprocità l'evento di Calici tra le stelle, ma avremo anche tanti eventi, ad esempio il concerto del pianista Allevi nel mese di luglio, giorno 22 luglio e altri eventi importanti che prevedono insomma anche collaborazioni importanti con il Castello, quindi con la Direzione Regionale Musei e tanti altri soggetti. Quindi sicuramente un'estate ricca e sicuramente un cambio di passo importante per quanto riguarda la progettualità di Tre Terre Canavesane che ricordiamo nasce 7 anni fa, in 7 anni è sempre cresciuta, è aumentata la consapevolezza di poter far bene, di riuscire a lavorare bene e riuscire ad essere un piccolo tassello ma importante del canavese e delle risorse che questo può offrire. Nasce il Festival della Reciprocità, per la prima volta tre comuni si mettono insieme e realizzano veramente qualcosa di importante, di rilievo per il territorio. Beh, assolutamente sì. Come è stato già più volte detto, questa collaborazione è iniziata nel 2015, ma da quest'anno vede davvero un impegno grosso da parte dei tre comuni. Un impegno che è a tutto tondo, quindi si parlerà di cultura, si parlerà di ricettività, si parlerà di commercio con i distretti del commercio che abbiamo fatto non solo i tre comuni di Aglie, San Giorgio e Castellamonte, ma assieme a Bairo. Si parlerà di enogastronomia, si parlerà di outdoor e su questo c'è Morena Ovest che sta progettando tutta una serie di eventi dei quali tra l'altro saranno presentati a breve. Quindi insomma stiamo lavorando per il territorio che abbia uno sviluppo in tutti i suoi aspetti. Un festival con una progettazione triennale. Un festival con una progettazione triennale che poi però ci auguriamo venga replicato anche dopo questi 3 anni. Insomma, un festival che vada a declinare la crescita non solo dei tre comuni, ma che vada ad essere una parte di crescita di tutto il canavese. Perché pensiamo, e questo è anche uno dei temi della reciprocità, che crescendo tutti si cresca meglio e si vada anche più veloci. Cioè quella frase famosa dove si dice che uno va da soli si va veloci, ma assieme si va lontano, è una cosa vera, ecco. Dare senza perdere, prendere senza togliere, una frase che racchiude il concetto fondamentale di questo festival. Sì, è una frase sulla quale abbiamo voluto elaborare il nostro manifesto, l'abbiamo fatto con Peppone, l'abbiamo fatto con tutta la direzione artistica del festival, l'abbiamo fatto perché ci crediamo, perché l'affettività, la volontà di essere accoglienti, anche se non vi è una struttura professionalizzata dal punto di vista turistico ancora nel nostro territorio, è il vero grimaldello sul quale vogliamo far lavorare per i prossimi anni le nostre tre terre, per dare alle nostre comunità un'occasione di ricettività di alto livello che si basa su degli elementi molto semplici, appunto quelli della reciprocità. Domandare ad un visitatore, a chi ci viene a trovare, come ti chiami, che lavoro fai, i tuoi figli che cosa fanno e far fare delle esperienze
nelle nostre tre terre che già siamo in grado di fornire sono a nostro avviso quello che ci serve, nulla di più, per poter tramutare questo modo di dire, queste parole in atti concreti di evoluzione di questo festival in cui noi crediamo e che penso davvero che non sia solo un progetto triennale, ma che con il triennio verrà elaborato un'ulteriore evoluzione. Un cambio di passo che parte proprio da San Giorgio col mercato della terra della biodiversità. Assolutamente sì. Siete tutti invitati il 7 e l'8 maggio in questo mercato che in realtà è una vera fiera, è una baraonda di divertimento e di cultura, è un luogo in cui si parlerà di reciprocità in mezzo ai produttori, con i produttori e tra gli avventori, tra circo, musica, danza, concerti, dove giocheremo, ci divertiremo insieme a oltre 60 produttori che provengono da quasi tutte le regioni italiane, quest'anno dall'estero, e fortuna nostra saremo coadiuvati da giovani talenti delle scuole del territorio, il liceo Carlo Botta di Ivrea. Colgo l'occasione per ringraziare Lucia Mongiano della disponibilità, l'Istituto Salesiano di San Benigno con i loro giovani nell'area gastronomica e non solo, anche i talenti del Conservatorio e del Politecnico che saranno parte attiva e artefici di questo bellissimo mercato che sarà a San Giorgio il 7-8 maggio.